Andiamo, professore. No, no, volevo raccontare tra il sacro ed il profano, no? Se tu ricordi bene, 15-20 anni fa, anche al fine di San Vittore, passava quasi sempre un fraticello che portava, che chiedeva l'elemosina da portare al convento a Venafro. A Venafro allora c'era un convento anche dei francescani. Questo l'ho letto su un'antologia vera, un fatto vero veramente sottoscritto, e un 45 anni fa l'ho letto su questa antologia vera di fatti veri. Un fraticello, fa prima la descrizione di questo fraticello, fa la descrizione di questo fraticello, un giovane bellissimo, alto, quasi 1,90, di sui 25-26 anni, dai capelli corvini proprio folti, una barba folta dalla quale si vedevano due turgi delle labbra, degli occhi lucenti soprattutto, che sono montati da due sopracciglia stupende, bellissimo giovane, con la bisaccia a tracollo, che chiedeva l'elemosina per il convento. A un certo punto si imbatte in una bella signorina, la quale con la macchina si ferma, si accosta verso il fraticello e gli chiede: volete forse, volete un passaggio? No, grazie, rispose, devo continuare la mia opera, devo ancora continuare per queste strade per raccogliere l'elemosina da portare in convento. Buongiorno. Da portare in convento. Dice: ma voi siete così belli, perché vi siete fatti frate? E lui rispose: ognuno di noi segue la via che il Signore mi ha indicato. Chi si fa medico, chi si fa ingegnere, chi si fa insegnante, chi si fa operaio, e io mi sono fatto fraticello e frate. E perché mi sono fatto? Beh, questa è la strada che mi aveva indicato il Signore. E la ragazza continuò: ma avete mai conosciuto delle ragazze? No. Sì, l'ho conosciuto, ma erano semplicemente degli amici, come sempre. Ma non avete mai non vi siete mai fidanzati? No, assolutamente no, perché eravamo solo dei amici. Ma è possibile questo? Ma avete mai fatto l'amore? Non mai fatto l'amore? Ma a questo punto la ragazza che lo interrogava gli disse: ma allora siete impotenti. A questo punto il fraticello sbottò dicendo: signorina, se questo saio che io indosso fosse di bronzo, lei sentirebbe la campana suonare a festa. Hai capito?